chiaro che una maggioranza all'esterno deve cercare di essere unita il più possibile. Noi ci confrontiamo continuamente in riunioni di maggioranza, alle quali è sempre rifuggito il consigliere Baldino, anche quando faceva parte della maggioranza. Ora forse i giornalisti non hanno preso atto, ma sono mesi che il consigliere Baldino non viene più invitato a nessuna riunione di maggioranza e per noi non fa più parte della stessa. E questa è una notizia. È una notizia, evidentemente non ti sei accorto che saranno 3-4 mesi che non vieni più invitato alle riunioni di maggioranza, alle capigruppo di maggioranza. Se per te è una notizia, magari sei un po' distratto. Per prima cosa dovrò fare una nuova lettera, caro sindaco, ti scrivo che l'avevo intuito perché non sono cretino, che non mi si convocava più e mi si era buttato fuori dalle chat. Però, caro sindaco, credo che se si vuole governare una città, che è un'impresa nella quale io non vorrei mai cimentarmi, perché non ritengo di essere all'altezza, bisogna essere all'altezza di tenere prima di tutto la propria maggioranza e bisogna avere il coraggio di dire a una forza politica che è stata cercata per pochi o tanti voti che potevano essere ed è stata cercata dando determinate rassicurazioni su determinate tematiche e sensibilità di un certo elettorato. E poi un assessore sul quale comunque si è vociferato molto sui giornali come Asti e ancora siamo in attesa di fare una discussione nella sede più opportuna che è il Consiglio Comunale perché è stata bocciata l'urgenza. Non c'era l'urgenza su quell'argomento. La città non deve sapere nei tempi in cui qualcuno lo decide. Vi ho anche detto che ve l'avrei votato perché era nelle linee programmatiche il DMO. Ma io non sono in maggioranza, come tu hai detto, ma me lo dovete dire. E non me lo deve dire Cenerini, se no sei il sindaco di questa città, cosa che non mi risulta, perché è un anno e mezzo che lo dici e a me non è arrivata comunicazione. Quindi per quanto mi riguarda non sei il sindaco e conti veramente poco in questa maggioranza. Questo si sa che non sono il sindaco, non è che dai una novità. E conti anche poco,